Ragazzi, guardate quanto mi hanno fatto spendere! Ma perché volete le cose di prima? È fatto così, Quello di prima ha preso tutte queste cose! Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi siete mai andati al McDonald's. Ciao ragazzi, prima che inizi questo video, come sempre, non dimenticatevi qui di iscrivervi al canale e di attivare qui sopra la campanella per non perdervi altri video. E che dire, un saluto da me e da mia sorella Elena. Ciao! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi la persona davanti a noi deciderà cosa mangeremo per 24 ore. Mio padre e mia sorella non sanno ancora niente, quindi adesso andrò ad avvisarli, così vi spiegherò meglio di cosa tratta questo video. A dopo. Papà, Elena, avete visto oggi che bella giornata? Che bella giornata, vedi che tempo brutto, sta piovendo. Ma non è una bella giornata, vedi che sta piovendo. Comunque, voi non sapete ancora cosa vi spetta. Papà, è presente quando noi ordiniamo direttamente stando in macchina? Sì. E quindi oggi noi dobbiamo mangiare le stesse cose che ordina quello che si trova davanti a noi. Quindi sarà lui a decidere cosa dobbiamo mangiare. Gli estranei ma decideranno. Non possono decidere gli altri per si noi. Ordina delle cose che non piacciono a noi. Dobbiamo mangiare gli ordini degli altri. No, bravissimo. No. Tipo se, se ordiranno tre panini, mangeremo tre panini. Due caffè. Vedremo cosa ordino. Speriamo qualcosa di buono. Quindi sarà tutta una sorpresa. Sarà oggi tutta una sorpresa. Comunque, voi siete pronti? Prontissimi. Sì. Dai, proviamoci e speriamo ci vada bene. Andiamo in macchina e partiamo. Salve, se possibile vorrei la stessa ordinazione che ha preso la macchina davanti a me. Va bene. Ok, grazie. Ma perché volete le cose di È fatto così, Vabbè, viene 22,20. Ok. 22,20? Sì. Salve, 3 menù di classico. Grazie. Mantin. Grazie. Grazie mille. Grazie. Quello di prima ha preso tutte queste cose. Come facciamo a mangiarle? Vuol dire che aveva molta fame. Aveva molta fame quello di prima. Guarda. Due Coca-Cola, due patatine, tre. Ti piace, Elena? Tre lattine di Coca-Cola. Vai. Quello di prima cosa si doveva mangiare? Aveva fame. Cioè, da quando aveva non mangiava fame, secondo te? Da una settimana. Ma secondo te invece, settimana. Da quando non mangiava? Da un anno. Allora, guarda, pure a due piani se l'è preso il panino. Due hamburger, pure cello. Pure a due piani se l'è preso. Si è preso tre hamburger a due piani. Guardate quante patatine, no vabbè. Buonissimo. Io già mi sto riempendo. Se mangiamo tutti i giorni in questo modo, oltre che palestra, altro che palestra, cioè di quanti chili ingrassiamo? 10. 10 chili al giorno. Senta, buongiorno, vorrei ordinare cosa ha ordinato la macchina davanti a me, possibile? Allora, ha preso un milkshake a cioccolato, la Coca-Cola, McMenu patate, ci sono le patate e poi il double cheese, forse è un panino. Ora sta arrivando. Ok. Ci stanno facendo spostare vicino la struttura rosa, qual è? Qui? Qua, ferma. Ok, sta arrivando. Spero ricevuto questo. Falli vedere. Se è giusto. Quindi sono giuste le cose? Sono queste? Grazie. No, non mi serve. Ah, ok. Ciao, grazie. Ok, ragazzi, vediamo. Sono arrivate le cose. Ha preso una Coca-Cola qui, mantiene. E la cannuccia? ci sono. Poi il milkshake. Questo è tipo un gelato. Poi ha preso le patatine. Queste qui. Vediamo. Le patatine, guardate. Beh. E poi vediamo un po' il panino. Dai, ci è andata abbastanza bene. Ok, dai. Adesso mi mangio questo panino qui. Un panino con l'hamburger e il formaggio, sembra. E tu? Io il gelato. Questo milkshake, questo qui.
Elena, le patatine. Dobbiamo dire che la persona davanti a noi ha scelto molto bene, non è vero? Giusto. Ah, è dissetante questa Coca-Cola. Beh, adesso aspettiamo che arrivi un'altra persona. Andiamo a un altro negozio e aspettiamo il nostro nuovo ordine. Va bene. Siamo pronti, ragazzi. Mi raccomando, deciderà il nostro ordine sempre la persona che ha ordinato prima di noi. Okay. E noi prenderemo la sua stessa ordinazione. Speriamo, siete pronti? Speriamo che ora sono 2-3 panini, no? E speriamo anche che siano cose buone, non è vero, Elena? Ragazzi, ultima fermata. Sono solo in macchina perché Elena e mio padre sono dovuti scendere per andare in bagno. Io adesso vado a ordinare e davanti a me c'è già un'altra macchina che ordinerà e io prenderò come sempre la loro stessa cosa. Buongiorno, benvenuto a McDrive, Gianni, come posso aiutarla? Salve, vorrei la stessa ordinazione della macchina che è venuta davanti a me. Venga direttamente all'ultimo box. Si è preso una Coca-Cola, patate e poi il crispy bacon, mi pare. Adesso vediamo. Grazie. Ok ragazzi, io ho ordinato questo e adesso aspettiamo che arrivino mio padre e mia sorella. Vediamo dove sono andati a finire, vediamo di riprenderli. Eccoli qui, ci avete messo tanto in bagno. Sì, tanto, tanto. Io ho ordinato questo, si è preso questa persona, guarda, sempre la Coca-Cola. Sempre la Coca-Cola. Poi la persona davanti a me, secondo me con la macchina, non sapeva scegliere. Si è preso questa cosa qui, cos'è? Fai vedere. Ma le polpette. Questi sarebbero i McNuggets, mi pare. Io volevo la pasta al forno, volevo. Ma non credo che vendano la pasta al forno. E poi vediamo. Greggi, Elena, questa. Questa persona ci ha deluso davanti a noi, E questo, vediamo. È sempre lo stesso panino, Però sì, questo non è a due piani. Cos'è questa cosa? Il becco? Non si può, non si può. Ti piace questo? Abbiamo capito che non ci dobbiamo fidare più di cosa prendono gli estranei. Dobbiamo scegliere perché ognuno ovviamente ha i propri gusti. Ci sono delle cose che possono piacere e altre no. Vabbè, però tu mi hai detto che questo è abbastanza buono. Sì, sì, quello è buono. A cosa somiglia? È una polpetta di... No, a me non piace questo. No, invece è buono. Io preferisco, ragazzi, sempre. Dov'è il mio panino? Qua. Sempre i panini. Attenzione che c'è il ketchup. Guarda che paninone si è presa la persona davanti a me. Mangiare così, mangiare disordinato proprio. Domani veniamo di nuovo a fare questa cosa qui. Mai sia. Ragazzi, finalmente sta per finire questa giornata. Guarda. E noi stiamo mangiando da stamattina. E adesso sono quasi le 7 di sera e siamo pieni. Tu sei pieno anche? Pienissimo, proprio pienissimo. Ragazzi, non ce la facciamo più. Poi a casa, ritornate a casa, vi faccio vedere quanto ho speso oggi. Saranno sicuramente più di 25 euro. Perché già un ordine solo che abbiamo fatto era più di 22 euro. Poi vediamo, ragazzi. Di più. Ora pensiamo solo a ritornare a casa e a smaltire tutto quello che abbiamo mangiato. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, guardate quanto mi hanno fatto spendere. Come vedete, ho unito tutti gli scontrini e abbiamo speso 22 euro la prima volta, più 10 euro, più 6 euro la terza volta, per un totale di 22, 10, 32 e 6... 38 euro, ragazzi, mi hanno fatto spendere 38 euro in un giorno. Quindi non ordinate mai quel che prendono gli altri dinanzi a voi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima.